Buonasera a tutti e benvenuti ancora sul mio canale. Continuiamo sempre con il modulo B3. Siamo arrivati alla penultima scheda, la quarta scheda del modulo B3 specialistica trasporto di merci. Possiamo iniziare subito. Il veicolo ibrido sfrutta in modo flessibile e conveniente più sistemi di alimentazione mista, propulsione mista, quindi doppio motore. Sarebbe sia elettrico che a combustione, a seconda delle condizioni di utilizzo. E questa è vera. I vettori, imprese del trasporto su strada, non possono essere società a responsabilità limitata, cioè SRL? Come no? Quindi è falso perché sta scritto no. L'applicazione dei principi dell'economia circolare coinvolge anche il settore dei trasporti destinato alla movimentazione delle merci, con particolare riferimento progettazione del veicolo. Certo, tutto gira attorno al settore e movimentazione delle merci, al trasporto. La modalità di trasporto su gomma si caratterizza, in certi casi, per la tempestività e l'efficienza del servizio. Certo. La riduzione del costo del trasporto si ottiene utilizzando il più possibile trasporti su strada. No, dipende dalla quantità, dal volume, dal tragitto, dalla distanza, dalle rotture di carico, dal trasporto combinato, intermodale. Quindi questa è falsa. La sostenibilità del sistema trasporti non è legata allo sviluppo della logistica del trasporto di merci. Come non è legata? Quindi è falso. Il trasporto marittimo non richiede investimenti importanti per il miglioramento dei servizi. Ahimè, tutto ciò gira attorno ai soldi. Senza soldi non ci saranno mai miglioramenti. Quindi questo è falso. Poi, tra i principali vantaggi del trasporto su gomma vi è la tempestività. Sì, questa è vera. Le unità di trasporto ADR in colli, la merce in colli, fusti, bidoni, eccetera, devono essere dotati sempre di un equipaggiamento elettrico speciale, secondo le norme ADR. No, falso. La normativa internazionale ADR si applica ai trasporti di materiali per l'edilizia? No, l'ADR è l'accordo internazionale del trasporto di merce pericolosa, quindi questa è falsa. Rientrano nelle disposizioni di trasporti regime ATP i prodotti surgelati. Certo, l'ATP sarebbe tutto quello che è origine a temperatura controllata con la licenza ATP, quindi è vera. La modalità del trasporto su gomma si caratterizza per l'economicità rispetto a tutti gli altri metodi. Per l'economicità, no, dipende, quindi falso. Ai fini dell'organizzazione di un'impresa di trasporto merci è rilevante il soggetto economico, ma non il soggetto giuridico. No, ahimè, è sia, diciamo così, economico che giuridico. Nel subtrasporto, un soggetto conferisce ad un ulteriore soggetto l'incarico di trasporto senza contratto. E che trasporto è senza contratto? Allora è falso perché noi abbiamo il trasporto cumulativo e il subtrasporto. Il trasporto cumulativo sarebbe un unico contratto con più vettori, mentre il subtrasporto, il mittente conferisce all'ulteriore soggetto vettore 1 e poi il vettore 1 farà ulteriori contratti con gli altri vettori. Quindi questa è falsa. Nell'autotrazione, le attuali tecnologie consentono di trasportare l'idrogeno immagazzinato in serbatoi di plastica. Mamma mia! Quelli sono serbatoi d'acciaio, inox, fortemente compressi, la plastica che manterrà. Quindi questa è falsa. Le carrozzerie per il trasporto di derrate deperibili, regime ATP, sono classificate conformemente alla normativa ADR? No. ADR merce pericolosa, ATP sono le derrate surgelate, quindi non ci azzecca una mazza. I veicoli con motore elettrico possono essere di tipo alimentazione mista, metano e GPL dual fuel.
No, alimentazione mista a metano e GPL. No, questa risposta è falsa. Il dual fuel era gasolio e metano, quindi miscela di gasolio e metano, non metano e GPL. Quindi questa è falsa. Il biometano ottenuto da biomasse proveniente da scarti agricole e deiezione degli animali, la cacca, da scarti alimentari e rifiuti solidi urbani, è considerato altamente inquinante per l'ambiente. No, quello riduce anche le piogge acidi e anche l'effetto serra, quindi è falso questo. Le principali difficoltà del sistema dei trasporti europei sono dovute all'inosservanza delle norme sociali di sicurezza. Le principali difficoltà del sistema di trasporto europeo sono dovute all'inosservanza, sì, inosservanza delle normative, quindi sono una delle tante difficoltà, quindi è vero. Non esistono problemi, ma dov'è che non esistono i problemi, ragazzi? Quindi già a priori. Non esistono problemi per l'utilizzo dell'idrogeno come combustibile né in relazione al trasporto né per lo stoccaggio. No, purtroppo l'idrogeno non è acqua fresca, quindi bisogna avere tutte le responsabilità in relazione. Quindi questo è falso. Secondo la normativa ADR, per veicolo chiuso si intende un veicolo con un compartimento di carico a pareti e coperture rigide. Certo, quindi vero. Le principali difficoltà del sistema di trasporti europei sono dovute all'utilizzo insufficiente della modalità del trasporto aereo. No, falso. Le principali difficoltà del sistema dei trasporti europei, sempre la stessa domanda, sono dovute all'utilizzo insufficiente del modello di trasporto navale? No. Quindi falso, perché tutto gira attorno a qualsiasi mezzo. La transizione verso una mobilità sostenibile verde richiede interventi per far crescere i veicoli ad emissione zero e a basse emissioni. E certo, richiede interventi a crescere. Nelle celle a combustibile utilizzate nel campo dell'autotrazione, il combustibile può essere ottenuto mediante la conversione di ossigeno? No. Allora, per quanto concerne le celle a combustibile, allora praticamente la conversione non sarà in ossigeno, ma conversione elettrica, perché le celle a combustibile utilizzate nel campo dell'autotrazione, il combustibile. Diciamo così, il combustibile nelle celle, diciamo così, ci sarà la conversione chimica in conversione elettrica. Quindi non è conversione di ossigeno. Quindi questa è falsa. I vettori impresi di trasporto su strada sono sempre società di capitali, mica sempre. Falso. Anche SRL. I veicoli a basso impatto ambientale hanno costi iniziali superiori ai veicoli convenzionali. E certo, più costano e meno consumano poi. La modalità del trasporto delle merci viene scelta anche in base a fattori tecnici relativi al trasporto, tra cui la distanza. Ovvio, nei motori a combustione interna solamente il 30% circa dell'energia prodotta dalla combustione si trasforma in energia meccanica che poi viene trasmessa alle ruote. Vero? I motori elettrici dei veicoli possono essere alimentati a corrente elettrica generata. Eccole qua, vedete? Da celle a combustibile, fuel cells, che utilizzano l'idrogeno, che poi l'idrogeno trasformerà l'energia chimica in energia elettrica, per cui è vera. I conducenti dei veicoli adibiti a trasporto di merci per conto di terzi, se guidano veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5, devono aver conseguito la carta di qualificazione del conducente CQC. E certo, dopo la patente C, vi dovete prendere la CQC. Vero. La sostenibilità del sistema trasporti esige un accordo internazionale per migliorare le infrastrutture. Vero. Per trasportare merce pericolosa bisogna attenersi all'accordo ADR. Vero. Secondo la normativa ADR per veicolo chiuso si intende un veicolo con centine e telone. No, centine e telone è un veicolo telonato. Veicolo chiuso significa con le coperture rigide. Quindi è falso. Le piattaforme logistiche razionalizzano i viaggi di consegna delle merci e riducono l'intensità del traffico. Vero? Il sistema logistico permette il trasferimento delle sole merci? No, non solo le merci. Tutti i dispositivi di stoccaggio, razionalizzazione delle merci, eccetera. Quindi falso. I veicoli ibridi split,
quindi la 4x4 sarebbero, sfruttano per l'attrazione solo il motore elettrico e sono muniti di 6 ruote motrici. No, 4 ruote motrici. Falso. Il trasporto di una trave su un autocarro viene definito eccezionale per dimensioni quando la lunghezza del veicolo più la parte sporgente della trave supera la lunghezza di 12 metri. Vero. La transizione verso una mobilità sostenibile verde non è legata alla crescita dei veicoli ad emissione zero e a basse emissioni. Da che cosa è legata? Scusate allora. Quindi falso. È vietata la produzione di veicoli pesanti elettrici prodotti in serie? No, mica è vietata. Falso. Il trasporto di una trave su un autocarro viene definito eccezionale per dimensioni quando la lunghezza del veicolo, compreso il carico, supera i limiti massimi di lunghezza fissata dal codice della strada, i 12 metri, quindi. Vero. Le principali difficoltà del sistema di trasporti europei sono dovute all'utilizzo insufficiente della modalità di trasporto stradale. Falso. Le principali difficoltà del sistema di trasporti europei sono dovute alla crescita squilibrata delle diverse modalità di trasporto, certo, per via aerea, per via mare, per via terra. L'ottimizzazione gestionale ed economica di una rete integrata di trasporto combinato è legata alla scelta prevalentemente della modalità di trasporto marittimo, no, di tutti i trasporti, quindi falso. Per trasportare rifiuti è necessario che l'impresa sia iscritta all'albo nazionale gestori ambientali. Vero? Lo sfruttamento della modalità ferroviaria offre vantaggi in termini di sicurezza per il trasporto. Vero? Tra i principali vantaggi del trasporto su gomma vi è l'esecuzione di un servizio porta a porta. Vero? Nelle celle a combustibile utilizzate nel campo dell'autotrazione, il combustibile utilizzato può essere anche il gasolio. No, l'idrogeno, ragazzi, nelle celle. Il falso. La modalità del trasporto delle merci viene scelta anche in base ai fattori economici. Ovvio, quella è la prima cosa. L'applicazione dei principi dell'economia circolare, che riguardano il prolungamento della vita dei prodotti mediante il loro riutilizzo, la separazione, il riciclo, eccetera, coinvolge anche il settore dei trasporti. Vero. I veicoli a basso impatto ambientale non hanno un peso rilevante in quanto l'autotrasporto assorbe il 10% del consumo totale di petrolio. No, falso. Tra i principali vantaggi del trasporto su gomma vi è l'aumento dei gas serra, ma mica è un vantaggio, è uno svantaggio, quindi falso. I trasporti delle merci avvengono in prevalenza per via d'acqua, no, in tutte le modalità. Trasporto ferroviario rispetto a quello stradale è più sicuro. È certo, è più lento però. Il trasporto stradale consente la consegna porta a porta, certo, fino a domicilio. Nella transizione ecologica è rilevante destinare risorse per l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci che utilizzano i combustibili alternativi. Certo, risorse d'acquisto. La transizione verso una mobilità sostenibile verde richiede interventi per l'implementazione dei punti di ricarica e di rifornimento per l'utilizzo dei carburanti alternativi. Sì, punti di ricarica, i punti, le colonnine elettriche. L'ottimizzazione gestionale ed economica del trasporto delle merci è legata esclusivamente all'utilizzo della modalità fluviale via fiume? Falso. Nel campo di trasporto di merci, l'idrogeno non è considerato un combustibile che contribuisce alla decarbonizzazione. Falso, è considerato. La sostenibilità del sistema trasporti deve tener conto anche delle emissioni inquinanti. Certo, il trasporto marittimo è economicamente meno conveniente delle altre modalità di trasporto. Meno conveniente. Falso. Per contenere il rischio per la sicurezza degli autobus dovuto alle auto ibride in allontanamento, è stato introdotto un sistema denominato AVAS, sistema acustico allerta di veicolo. No, veramente il sistema acustico è per i pedoni. Quindi questo è falso. Grazie alla gestione intelligente del motore elettrico garantita dall'elettronica a bordo, durante la frenatura del veicolo, il motore elettrico diventa un generatore di corrente elettrica per la ricarica degli accumulatori. È vero, questo lo fa solo nella fase di frenatura, quindi ricordatevelo. Nei veicoli a idrogeno vengono utilizzate un numero variabile di celle a combustibile collegate in serie in base alla tensione e alla potenza richiesta dall'applicazione. Vero.
Il trasporto stradale ha livelli di sicurezza molto alti rispetto alle altre modalità di trasporto. No, purtroppo gli incidenti sono all'ordine del giorno. Per trasportare prodotti alimentari è obbligatorio utilizzare veicoli rispondenti alle norme ATP solo in caso di trasporto internazionale? No, in qualsiasi tipo di trasporto. Nei veicoli ibridi più evoluti, quando il motore elettrico è alimentato da energia elettrica, fornisce energia meccanica per la trazione. Certo. Durante il trasporto di derrate surgelate e congelate, la temperatura più elevata delle derrate nella zona centrale del carico non deve superare la temperatura prevista per il prodotto. Questa è decisamente falsa, perché vi dice, vedete, la temperatura più elevata delle derrate nella zona centrale del carico non deve superare la temperatura prevista per il prodotto. Quando si parla di elevata temperatura, vi dovete ricordare che si riferisce su tutta la superficie del carico, non nella zona centrale. Per cui questa domanda è falsa. Ok. Il sistema di navigazione satellitare Galileo consente di seguire l'iter delle merci in qualsiasi punto. Certo, siamo arrivati all'ultima domanda. Non è ammessa la realizzazione di veicoli a motore a combustione interna funzionante a idrogeno. È falso. Abbiamo fatto delle celle. Ok. Allora io vi dico che sicuramente abbiamo fatto zero errori, ragazzi. Quindi colgo l'occasione che ci rivediamo all'ultima scheda, che sarebbe la quinta, ultima per concludere questo ciclo dell'ultima categoria della specialistica B3. Trasporto di merci. Ci vediamo alla prossima.